Grazie, buongiorno a tutti. L'altro giorno stavo contemplando una cosa che ho sentito uno predicare sul Vangelo di Matteo quando Gesù si presenta al Giordano da Giovanni Battista a essere battezzato e il cielo si apre e la voce di Dio tuona e dice una determinata cosa molto importante. Stavo pensando, ed è una domanda che vi faccio, Nel Vecchio Testamento, pensate un attimo, nel Vecchio Testamento quante volte ha parlato Dio? Tantissime, giusto? Perché? Perché ha parlato con Adamo, ha parlato con Caino, ha parlato con Ham, ha parlato con Noè, ha parlato con Mosè, ha parlato con Abramo, ha parlato con Obadiah, non so come si dice in italiano, Obadia. Ha parlato con i profeti, ha parlato con Amos, ha parlato con Davide, ha parlato con Saulo, ha parlato con Samuele, ha parlato con tantissime persone. E ogni volta che Dio parlava nel Vecchio Testamento, dava delle istruzioni, diceva fai questo, non fare questo, e spesso e volentieri, come nel caso di Mosè, e di altri proprio Giona, eccetera, Dio dice se fai questo io faccio questo. Ed è interessante, mi ha colpito il fatto che invece nel Nuovo Testamento Dio Padre parla solo due volte, solo due volte, una volta al Giordano, appunto nell'occasione del battesimo di Gesù, dove Gesù dice a Giovanni no, battezzami che dobbiamo soddisfare tutta la giustizia eccetera, e il cielo si apre e Dio Padre dice una determinata cosa molto importante. E la seconda volta sul monte Tabor, quando la Bibbia ci dice che Gesù viene trasfigurato e Pietro, come al solito, deve dire qualcosa, perché pur non sapendo quello che dice Pietro deve dire qualcosa perché non sa tenere la bocca chiusa, e allora dice una cosa e mentre sta parlando la voce di Dio lo interrompe, la voce del Padre lo interrompe e dice qualcosa, un'altra cosa. E guarda che strano, dice la stessa cosa che ha detto al Giordano quando Giovanni Battista ha battezzato Gesù. E cosa ha detto? Ha detto questo è il mio bene amato figliolo, il mio prediletto figliolo, il mio amato figliolo, in cui io mi prendo diletto, perdonatemi il mio italiano, non è, ora non ho la Bibbia italiana con me, ma in inglese dice this is my beloved son in whom I'm well pleased, che vuol dire questo è il mio figliolo amato in cui io mi compiaccio. E pensate un attimo, due volte solo nel Nuovo Testamento Dio Padre parla, due volte solo, e dice la stessa cosa. Dice tutte e due le volte, questo è il mio amato figliolo in cui io mi compiaccio. E io vi chiedo una cosa, se, come dice la lettera agli ebrei, il Vecchio Testamento è passato, perché ormai è vecchio ed è diventato obsoleto, non so, mamma mia, è diventato inutile, diciamo, passato, vecchio, e il Nuovo Testamento è quello che lo ha rimpiazzato. Se nel Vecchio Testamento Dio parlava sempre con tutti quanti, gli diceva fai questo, non fare quello, fai questo, perché se fai questo allora va bene, se non fai quello allora va male, nel Nuovo Testamento dice solo due cose. Qual è la chiave del Nuovo Testamento? È quella di essere in Cristo, è quella di essere nel Figlio, perché tutti coloro che lo hanno accettato, a loro ha dato il diritto di diventare, di avere l'autorità di essere chiamati figli di Dio. Quindi se tu hai accettato Cristo, sei nel Nuovo Testamento, sei in Cristo, cosa fai? Appropriati delle istruzioni di Dio nel Nuovo Testamento. Che quali sono? Non sono istruzioni, è una dichiarazione di fatto. Che cosa? Dio vede me e dice questo è Mario, il mio amato figliolo in cui io mi compiaccio. E cosa devo fare per essere il suo amato figliolo in cui lui si compiace? Niente, perché non mi dice di fare niente, dichiara soltanto, fa una dichiarazione di fatto, dichiara soltanto questo è Mario,
questo è Giuseppe, questa è Pina, questa è Maria, questa è Carmelina, questo è Peppino, questo è Carmelo, questo è Pasquale, questo è Sergio, questo è Davide, questo è Michele, questo è il mio amato figlio, mio figlio amato, mia figlia amata, i miei figli amati, in cui io mi compiaccio. E tutto quello che dice è quello, è quella la chiave della grazia. La chiave della grazia è quella che non hai più da fare niente per meritarti il compiacimento di Dio. Non hai più da fare niente per meritarti il piacere di Dio e l'amore di Dio. Sei un figlio, in te si compiace. Gloria a Dio, gloria a Dio, che Dio vi benedica.